Che vita, eh? Lei è stato avvocato, professore, poi d'improvviso presidente del consiglio di un governo di destra, poi di sinistra, snodo delle politiche dell'Unione Europea, a un certo punto padre, punto di unione, punto di riferimento dei riformisti, poi di botto è finito tutto. Che ha pensato? E chi sei? Chi contesta? Tu non sei più la stessa. Pensi che ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Viene a Napoli Giuseppe Conte. Ah, bravo, amica mia. Giuseppe Conte dice: martedì sarò a Napoli, inizia la fase nuova di un cammino che affronteremo con entusiasmo e senso di responsabilità. È felice di questa... Nella maniera più assoluta. C'è molto consenso attorno alla sua figura, ma ce n'è perché è sempre stato visto come una persona un po' estranea alla politica. Ancora più estranea alla politica del movimento che la sostiene, che anche lui è sempre stato visto un po' come estraneo alla politica. Adesso lei ci entra dentro veramente. Guardi, attribuirmi un consenso per una presunta estraneità mia del movimento alla politica è un po' curioso. Io sono totalmente immerso nella politica, almeno da 3 anni a questa parte. Conte mi piace, è un uomo che sa, si fa rispettare. Signor Conte, mi dispiace, prima di tutto non è stato votato, ha occupato un posto che non è stato mai votato da nessuno. E mo se si candida lo si può votare, lei lo vota o no? Ma quando mai? Non lo voterei mai. Il difetto maggiore, dicono alcuni osservatori, che non si è mai conquistato il posto, è sempre stato messo. Prima è stato messo Presidente del Consiglio, adesso messo leader di un movimento, ma non è mai partito da sotto. Ma io non vedo l'ora. Non vedo l'ora innanzitutto di essere tra la gente. Tra le ragioni che per cui quel giorno avevo il sorriso quando sono uscito da Palazzo Chigi e che sarei ritornato dopo aver vissuto una politica. Tra le persone, tra la gente, tra i bisognosi, le persone che hanno difficoltà, misurarmi con le loro istanze. Arriva Conte, che ha scelto Napoli per lanciare il nuovo movimento. Penso lanciato a Porto. Ma 5 Stelle ha fallito, ragazzi. Ha fallito su tutti i fronti. I danni fatti ormai sono anche irrecuperabili. Lei è stato veramente il grande campione della mediazione. Adesso, al di là della battuta antipatica, no, di Giorgia Meloni, però lei veramente riusciva ad essere concavo e convesso, andare d'accordo con tutti, a trovare sempre un punto. Adesso il mestiere è proprio un altro. Cioè lei adesso deve dire esattamente chi è, cosa vuole fare e anche litigare no. con gli altri, perché il leader è quel mestiere lì, è proprio un altro mestiere. E anche chi si salva e chi no, chi viene ricandidato. Bravo, anche il doppio mandato, pigliare decisioni, ecco. Lasciare indietro qualcuno. Insomma, roba tremenda, ad scegliere esempio, sempre. Il doppio mandato, prego Presidente. Lo dicevo prima, rispondeva al dottor Floris, è un altro tipo di incarico, richiede anche qualche differente attitudine. Come personaggio politico Conte mi piace, come uomo, vicino al popolo, va. Mi piace perché le sue cose erano tutto, mi sembrava tutto sincere. È nuovo, è puro della politica, mi sembrerebbe di capire, perlomeno. E quello che c'è di brutto è che del Movimento 5 Stelle. Mi piaceva il Movimento 5 Stelle, ora non cioè, mo è un'altra cosa proprio. Neanche dopo i 2 mandati dovevano andare via, invece mo è cambiato pure quello. Insomma, mo è diventato un altro partito. Ci sono dei deputati che hanno già fatto 2 mandati. In base al vostro statuto non possono più candidarsi. Però uno è Di Maio, ad esempio. Gente che magari ha imparato, è diventata bravissima, però che rinnega una delle ragioni di nascita dei 5 Stelle, che era quello: arrivano i cittadini e aprono come una scatoletta di tonno tutti quelli che c'erano prima. Lo ricandida Di Maio? Allora, fra breve non sarà nel nuovo statuto, perché nel nuovo statuto non c'è scritto doppio mandato, singolo mandato o mandati senza limiti. È un codice etico. Subito dopo l'approvazione dello statuto, subito dopo questa partenza, lavoreremo a riformulare per quanto necessario codice etico e vari regolamenti. Affronteremo questo tema e sarà, guardi che lei parlava di litigi, ma ci faccia caso, nei 5 Stelle spesso ci sono state vivaci discussioni. Ciò che muove Conte e muove la parte dei grillini che sono rimasti nel movimento e chiamasi logica di sopravvivenza. Una cosa è guidare il paese, una cosa è guidare il paese con altri che fanno questo lavoro per lui. Un'altra cosa è guidare un partito spaccato, in cui ci sono tantissime polemiche, molti protagonismi, un movimento che aveva dei tratti e adesso sembra prenderne altri completamente diversi. Ah, sono 2 incarichi completamente diversi.
tutti e due complessi, perché chiaramente guidare un governo, peraltro in piena pandemia, la crisi più importante dal secondo dopoguerra ad oggi, è stata una sfida veramente complicata. Guidare una nuova forza politica, rinnovarla, rifondarla, è una sfida altrettanto delicata, altrettanto complessa. Ma ho molto entusiasmo e vedrete che quello che voi descrivete come una forza politica spaccata, come ha detto lei. Ma spaccata è poco, è proprio sgretolata. No, assolutamente. Giovane che... Mazzate. Perché mazzate che la mattina si sveglia e dice o si fa così o si fa così. Fin quando noi scherziamo 5 stelle, 7 stelle e compagnia, beh, qua Napoli non risorgerà mai. Penso che dovrebbe fare qualcosa per Napoli, ma non solo contro. Il governo in genere, chiunque sia, perché qua le cose stanno male. Ci possiamo sperare o no in questo momento? Io spero che, mi auguro che, sono fiducioso, però sono pure titubante, ecco la verità. Conte secondo me ha traghettato l'Italia in un periodo estremamente difficile, grazie a Conte noi abbiamo ottenuto oltre 200 miliardi per la ripartenza. Però oggi è meglio Draghi di Conte. Non c'è mai stata. Io credo che Draghi stia andando, come dire, anche in continuità, perché molte misure di Draghi di fatto sono state avviate da Conte. Le sfide che attendono il Paese, le urgenze dei cittadini richiedono coraggio, che è una qualità che non solo invoca determinazione di intenti, ma anche generosità d'animo. Io vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera, sono Virginia Raggi, mi conoscete. Dopo 5 anni di governo di Roma, che molti hanno definito un flagello, mi accingo a ricandidarmi per il secondo mandato che molti hanno definito la seconda ondata. Stiamo assistendo a un momento storico. È vero, è solo il primo tempo. Il vento sta cambiando, signori, il vento sta cambiando. 5 anni dopo quel vento che doveva cambiare tutto, molto sembra rimasto come prima. La candidata del Movimento è sempre lei. Comunque l'esperienza di fare il sindaco di Roma è stata bellissima e nessuno me la può rovinare. Chi se ne importa se non abbiamo fatto le infrastrutture, nemmeno un chilometro di metropolitana, il fallimento delle partecipate, bla bla bla. Abbiamo fatto tante cose importanti, bellissime, di cui non ha parlato nessuno. È il 2016, la prima importante vittoria per il Movimento 5 Stelle. I vertici grillini all'inizio sono tutti con lei a festeggiare una vittoria oltre ogni previsione, con una percentuale al ballottaggio di quasi il 70%. E voglio dirvi una cosa, in che situazione è oggi Virginia? È nella stessa situazione del primo sindaco negro nel 1968 nel Mississippi. Tanto l'entusiasmo all'inizio, tante le critiche ai primi errori. Dovevamo far dimenticare 20 anni di mala politica e l'abbiamo fatto anche spiazzando a volte i cittadini romani. C'è il caso social del giorno. Sì, restiamo a Roma. Vi faccio vedere questo tweet di Giornalettismo. È stato inaugurato il nuovo largo Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica, già Presidente della Repubblica. A Roma la targa non è stata svelata, versione ufficiale è stata danneggiata durante il montaggio. Poi è arrivata la foto che vedete e il nome del Presidente Ciampi è scritto Azeglio senza la G. La lapide che oggi non è stata scoperta a Roma era in onore di Carlo Azeglio Ciampi e guardate bene qual è il problema. Che in realtà il comune aveva fatto stampare Azeglio senza la G e allora non l'hanno scoperta. Mattarella se ne è dovuto tornare a casa. Tutto pronto? Procedere allo scoprimento della targa, però nella fase di montaggio si è scheggiata pesantemente, per cui è in arrivo la targa, ora procediamo chiudendo con l'inno europeo.
adesso verranno tutti addosso alla Raggi, che deve guardarsi le, che deve guardarsi tutte le targhe. È il segno di come, del downgrading di tante parti della nostra pubblica amministrazione, di questo nostro paese. Purtroppo è così. Poteva andare peggio, potevano scrivere Azeglio, proprio con la J. Azeglio e le storie tese, anche poteva essere un'ipotesi. Beh, poco male, pensa se avesse scritto a zio Elio, pure era un'ipotesi. Ancora? Vabbè, dai, che sarà mai un errore, se corregge. E mica scolpito nella pia... Ah, no. Si è parlato di errore umano, poi mi ha colpito che un consigliere del Movimento 5 Stelle a Roma, Ferrara, ha detto, beh, voi siete sicuri che sia un errore o non è una mossa questa per dare a Virginia Raggi tutte le colpe del mondo? Cioè, siamo dalle parti del complotto. E lui è Paolo Ferrara. Paolo Ferrara? Capogruppo. Consigliere. Sì, sì, è consigliere a Roma. E qua lui fa lo step successivo. Si avvicinano le elezioni e ormai si inventano tutto per fermare Virginia Raggi. La targa con il nome sbagliato di Carla Azeglio Ciampi non è un semplice errore. Vi sembra possibile? A me no. Cioè, c'è in che senso? Complotto, sabotaggio. Mi sono ricandidata proprio per portare a termine tante opere che stiamo facendo su Roma e che abbiamo avviato su Roma. Da quando Virginia Raggi ha deciso di ricandidarsi a sindaca di Roma, ogni due ore c'è un post. Si sostituisce alla stampa e magari fa il suo bollettino settimanale, Roma in forma. Prosegue la riqualificazione di via del Tritone e via dei Due Macelli nel centro storico. I suoi servizi, spicherati, musicati e scritti da lei, praticamente ci ruba il lavoro. Secondo me bisogna fare poche chiacchiere in situazioni come queste. Ogni piccola o grande cosa che succede in città viene pubblicizzata. Ancora, Salvatore chiede, per quanto riguarda le funivie, se non sarà lei il prossimo sindaco, non si rischia che saranno bloccate? Sindaca, buonasera. Senta, lei si è fatta un'idea della perché lei dipinge e racconta la sua esperienza come un'esperienza positiva, se non addirittura in alcuni casi straordinaria, mentre invece gli osservatori tutti, esterni e interni a Roma, giudicano questo esperimento un sostanziale fallimento. Un post praticamente ogni ora e la gaffe può essere dietro l'angolo. La Ryder Cup 2023, il grande torneo di golf, si svolgerà a Roma. Il Colosseo però non è quello di Roma, ma è quello di NIM ad aprire il video, certo, una bella gaffa per chi si candida a guidare ancora Roma dopo 5 anni. Non posso dire che questi 5 anni siano stati tranquilli, insomma sono cresciuta a pane e mazzate, ci siamo fatti le spalle grosse, ho 5 anni di esperienza di amministrazione, sono stati fatti anche degli errori, tra l'altro i primi 2 anni, devo dire, io non li auguro a nessuno, 5 anni come li ho avuti io, valgono un po' come 15 anni in un ministero. Ho fatto degli errori, ho anche chiesto scusa, come è giusto che sia. Errori dettati un po' dall'inesperienza, però oggi io ho una, direi, grande esperienza, grande conoscenza dell'apparato amministrativo, della macchina amministrativa. Tante cose si stanno vedendo. Vediamo cosa è successo oggi a Roma, un inconveniente, insomma, non da poco, dove doveva essere scoperta una targa per ricordare Carlo Azeglio Ciampi e non è stato possibile scoprirlo perché avevano scritto Carlo Azeglio con non la gli, ma come si risolve questo problema? Immagini come ci si possa sentire. Quindi, però, certo colpisce che un uomo... Ad oggi a me nessuno mi ha ancora chiesto scusa, nessuno. Vabbè, non si sbilancia, dai, questo vabbè, è anche legittimo in questo momento. Ma... Grazie alla sindaca Virginia Raggi, buonanotte. 5 anni fa, per privilegiare l'interesse di partito, il risultato è stato che noi ci siamo ritrovati, noi romani e noi italiani. Un sindaco di Roma che ha devastato questa città, grazie al lavoro della quale oggi la capitale d'Italia viene derisa sui quotidiani di tutto il mondo. E guardi che non è un problema solo dei romani,
perché la capitale di una grande nazione è, come posso dire, l'immagine e la foto sul documento d'identità di quella nazione. Mammi, mai, per chi si cerca come noi, non è possibile. C'è una vecchia massima di Andreotti che diceva: il potere logora chi non ce l'ha. Direi che questo aforisma, questa massima non si applica al leader di Fratelli d'Italia, perché pur non stando al potere, nei sondaggi vola in alto, sempre più forte. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. Affermazione di sé come leader sovranista, l'autobiografia della prima donna che aspira a diventare presidente del Consiglio. Lei si prepara a avere un grande ruolo in Italia, perché no? Io mi perché preparo a governare la nazione. No. Parabola di Giorgia Meloni, raccontata da sé medesima, dall'infanzia alla maturità politica, dal padre fuggito alle Canarie al rapporto con Gianfranco Fini. Fu lui, in un partito di colonnelli, a puntare sull'ex leader di Azione Giovani, chiamandola agli scranni più alti. A 29 anni deputata e vicepresidente della Camera, a 31 ministra del governo Berlusconi. Giorgia Meloni incontra Draghi. Le telecamere la circondano, ma lei non teme nessuno perché è... Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Ma Giorgia è stata anche una bambina, cresciuta cantando un'altra canzone che le aveva insegnato nonno Gianni. Parlami d'amore, Mario. Riuscirò a trovare nel quartiere della sua infanzia un fan talmente fan disposto a ballare? Genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2! Sta avviando un atto ostile nei miei confronti perché mette una nave battente bandiera olandese a fare il trasbordo di immigrati clandestini a casa mia. Ok, lei ha fatto questo dritto, questo monologo, diciamo, e la cosa ha colpito l'immaginario di molti. Andiamo a vedere qua, questo video qua. Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. E vengo da sola. Olanda. Oh, oh, oh. Olanda. 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 Piacere, Tommaso! Io sono Giorgia! Ho capito! Io sono Tommaso! Io sono Giorgia! Genitore 1! Genitore 2! Genitore 1! Genitore 2! 1, 2, 1, 2, 1, 2! Io sono Giorgia! Sono la madre! Sono la donna! Sono la donna! Sono cristiana! Italiana! Non me la ricordo più! Siete sostenitrice di Giorgia per caso? No. Sono tutti di sinistra qua, Garbanella. Garbanella, tutti di sinistra, guarda. Ha sbagliato quartiere? No. Sta cercando i fan suoi, ma no, ci sta. No, ha sbagliato proprio quartiere, tutti romanisti e di sinistra. E dopo tanto girovagare, finalmente. Venga, lei è fan? Sono fan. E quindi lo sa fare? Io voterei. Voterò Giorgia Meloni. La giovane promessa della destra italiana, 9 anni fa si è creato un partito tutto per sé, che è rimasto all'opposizione prima di Conte e poi di Draghi. Nei sondaggi vola oltre il 19%. E ora, a 44 anni, Giorgia Meloni, unica donna in Italia a guidare una forza politica, con Fratelli d'Italia, che rischia di sorpassare anche la Lega, vuole giocarsi la partita della vita. Anche perché c'è un altro leader, Matteo Salvini, che è arrivato a un passo da Palazzo Chigi. Nei sondaggi continua a perdere quota. Cos'ha Giorgia Meloni in questo momento più di Matteo Salvini, al di là appunto di stare all'opposizione?
Ma diciamo che il problema non si pone neanche, perché è di un'evidenza assoluta il fatto che la Meloni sia una brava politica, che ha aumentato gradualmente i propri consensi e naturalmente in questo periodo, essendo l'unica donna ma anche uomo all'opposizione, tragga dei vantaggi indiscutibili. Perché lei cala nei sondaggi mentre Giorgia Meloni sale? In realtà gli ultimi sondaggi danno la Lega in crescita e ampiamente primo partito. No, perfino sul Corriere della Sera. No. Ieri l'SVG ha fatto questo sondaggio, la Meloni è salita al 20% e lei è al 21%. Al 21,7% ed è due settimane di seguito che...